cucina. Per la ricetta aperitivo di oggi, perché ormai avete capito, il venerdì è sempre ricetta aperitivo, ho scelto di preparare dei waffle salati che chi mi seguirà un po' ha già visto varie ricette, una in particolare con le zucchine sul mio blog, di cui vi lascio il link qui sotto come sempre, ma ormai chi mi segue da tanto lo sa benissimo che è tutto nell'info box, quindi dateci sempre un'occhiata. Oggi li preparerò molto basic, cioè molto base, volevo dirlo in italiano ragazzi, cioè mi incasino sempre, è molto base, quindi non c'è dentro niente di particolare, né uova, né burro, né latte. Vediamo gli ingredienti che facciamo prima, dai. Avrete bisogno di olio di semi, acqua, farina autolievitante o farina e lievito a parte, sale, pepe, e il mio ingrediente speciale di oggi è questa crema al parmigiano reggiano che sto testando in questi giorni. Questa qua è già aperta perché oggi l'ho assaggiata per la prima volta e ho deciso subito di metterla alla prova in una ricetta, ed è una crema che mi ha gentilmente dato un'azienda locale qui di Fontanellato vicino a Parma, e mi ha fatto provare un po' dei suoi prodotti per vedere un pochino come mi trovo. Comunque vi farò una recensione quando avrò un'idea generale di tutto, ma iniziamo subito perché immagino che sarete curiosi di vedere questa ricettina. Mettiamo gli ingredienti di base, che sono questi che vi ho fatto vedere, poi là dietro io ho già preparato vari condimenti e la mia piastra per waffle è già pronta e sta scaldando, come vedete è già scattata, quindi è caldissima. Infatti qua dietro c'è tipo il forno. Iniziamo con la farina. La pastella è pronta, come vedete è abbastanza densa ma non troppo, quindi diciamo è un attimino più liquida di quella che si utilizzerebbe solitamente per i pancake, ma per la nostra piastra è perfetta, e come avete visto diciamo la cosa più ciccionosa, un po' più grassa, insomma la parte buona è proprio la cremina al formaggio, che a mio parere, cioè per ora, uno dei prodotti che sto provando dell'azienda che mi piace di più. Poi io adoro il formaggio, poi siamo a Parma, se non sbaglio al parmigiano. Quindi con un cucchiaio da cucina vado a prendere la mia piastra, la apro e ne verso un tot di impasto tanto da riuscire a coprire bene tutta la superficie con questo, e noi ci vediamo quando i waffle sono pronti per condirli insieme. Ho appena sfornato, se si può così dire, i miei waffle, come vedete sono venuti perfetti, anche se non ho utilizzato le classiche uova e i classici ingredienti, quindi super light, super buoni. Se togliete diciamo la crema al parmigiano vengono davvero, che più light non si può ragazzi, più light non si può. E visto che tra l'altro avevate apprezzato tantissimo la mia ricetta light dei waffle sia sul canale che sul blog, ho pensato appunto di riproporveli in maniera un po' alternativa per darvi un'idea. Ora io ne ho fatti 4 semplicemente perché ce li mangeremo noi come spuntino, quindi insomma è una cosa un po' tranquilla. Adesso preparo quelli di Joe e poi vi faccio sapere com'è l'impasto base, così come se lo doveste portare in tavola anche come un pane, insomma una cosa un po' alternativa. Quindi prendo i miei waffle dal lato più brutto, si fa sempre così, e con un cucchiaino, scherzavo, prendo un po' di condimenti. Qui abbiamo del finocchio, soprattutto le parti centrali che sono quelle più dolcine, quelle più buone, del tonno sgocciolato e naturale. Questa qua è la mia salsa al mango, praticamente completamente vegana, di cui vi lascio il link qui sotto e ho pubblicato la ricetta l'altro giorno, quindi insomma se non l'avete vista dateci un'occhiata. Adesso lo taglio a metà perché secondo me l'effetto è super se lo tagliate. Quindi guardate che spettacolo. Super farcito, come piace a Joe ovviamente. E io adesso assaggio con voi la versione base. Quindi prendo il mio waffle
che tra l'altro è super croccante, sentite. Questo è anche il parmigiano, che fa, aiuta. E dentro è ben cotto, bello, bello lievitato. Molto sfizioso. Non fatevi ingannare dal fatto che non sembra entusiasta. Voglio cercare di darvi un'idea. Avete presente? Si trovano al supermercato. Sono delle palline di, credo proprio sia parmigiano, ma forse è grana, adesso non mi ricordo, però sono palline di formaggio soffiate, tipo. E il gusto lo ricorda tantissimo, quindi io sono stupita e molto felice di questa cosa, perché quelle palline le adoro. Quindi vi lascio all'info box dove trovate tutti gli ingredienti per preparare questi waffle super buoni e anche il link alla mia salsa al mango. Vi lascio anche il link al blog dove trovate la ricetta completa con le due versioni, anche perché la mia adesso mi è venuta una mezza idea di completarla con del formaggio, ma non vi dico niente, andate a vedere il blog così saprete come l'ho finita. E noi ci vediamo alla prossima ricetta, lasciatemi un pollice in su e se non siete iscritti al canale iscrivetevi per non perdere le prossime ricette. Ci vediamo domani con il dolce della settimana e rullo di tamburi, non ve lo dico, aspettate domani, ciao!